Essere i testimoni, che al di là di tutto chi vince è Lui, il Cristo, e Lui vince sempre. E noi dobbiamo essere capaci di questa profonda convinzione che dovrà trasparire anche dal nostro sguardo. Forse ci dobbiamo lamentare di meno in questi giorni. Di motivi per lamentarci ne abbiamo tanti, ma di motivi per gioire sono ancora più grandi, più forti. Perché la parola definitiva della storia è la vittoria di Cristo, della nostra storia e della storia del mondo. La vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. E noi siamo già partecipi di questa vittoria. Testimoni, quindi la dobbiamo far trasparire. È un impegno gravoso, ma è anche bello. Che in questo mondo in cui tutti siamo un po' incupiti, il nostro sguardo, il nostro viso, le nostre opere dicono non una gioia sfrenata, no, ma la gioia che è tranquillità e serenità. Siamo nelle mani dell'amore unico di Cristo Gesù, l'unico amore che ha dato tutto a noi.